Macchina apripista lucida e pronta per il servizio. Bar effetto ombra, fornitissimo di caffè, birra e panini e ben rappresentato da Katia. Segreteria con Teo e Damian, una garanzia. Tettellino d'arrivo preparato veramente alla grande. Matteo Tavian alla direzione corsa e con il collaudatissimo staff organizzativo si può partire. Siamo a San Vendemiano, località Borghetto, per l'ultima fatica organizzativa dei due club neroverdi. Gara dove si sbizzarriscono i giovanissimi, iniziando dalla G1. Circuito blindato, strade ampie e perfetto servizio d'ordine con la regia di Gino Mazzer e il San Vendemiano Cycling Team. In corsa 23 concorrenti, ragazzine comprese, e la terribile coppia della polisportiva Musile a mettere subito l'accento sulla A. Ha come arrembaggio con il dominio assoluto della loro prova. Volata a due dunque in questa prima batteria dove alla meglio Milo Dalsì e sul compagno di squadra Andrea D'Avanzo, mentre il terzo posto è appannaggio di Tommaso Ghirardo del team Bosco di Orsago. Tra le ragazzine vince Emma Bembo dell'Industrial Forniture Moro su Silvia Carla Scomparin della polisportiva Musile e su Virginia Darios della San Fiorese. Il quarto trofeo alla Borghetto mette ora in pista i concorrenti della G2. Sono 27 complessivamente a